Allora, amore, state facendo colazione? Tu e Vanessina. Oggi è l'ultimo giorno prima della partenza, domani si parte. Sei contenta? Quindi, appena finite di fare colazione, usciamo che ho un paio di commissioni da fare, poi veniamo a casa e prepariamo gli zainetti. Allora, non dobbiamo portarci tanto, ok? Perché tanto stiamo 2 settimane, La poi. giornata più bella è quando andiamo in mare con la mia Sì, è vero. La stai già immaginando che guardi nel vuoto, già ti vedi al mare insieme alla tua amichetta. Va bene, stavo dicendo, Vane, stavo dicendo, adesso fate colazione, poi usciamo a fare un paio di commissioni perché è l'ultimo giorno, poi domani si parte. Cioè, Anastasia è in trance perché sta già immaginando il giorno in cui andrà al mare con la sua amichetta. Aiuto! Ma dai, ma ci dobbiamo prendere l'acqua il giorno prima di partire. Siamo più. Ma amore, sta piovigginando. Che più vicino? No, io Anastasia, cosa facciamo io e te? Scendiamo? sì, Io scendo. E certo, amore. guarda, adesso faccio vedere. Ma sta piovigginando. Prima diluviava, adesso no. Prendile, sei uscita così all'improvviso. Non ti arrabbiare ogni cosa, eh? Vanessa, dobbiamo fare le valigie. Se siamo chiusi in macchina, un conto se diluviava, ma no. Allora, facciamo così. Adesso io vado su un attimo perché siamo usciti, faccio i letti, eccetera, eccetera. Facciamo le valigie e poi usciamo di nuovo. Ok? Sì. Sì, usciamo di nuovo perché io devo comprarmi la tinta. Guarda che gamba! Ma Vanessa, non ti Ce sei messa. l'hai già la tinta. La vuoi un po' di Ce l'hai già la ghiaccio? tinta. Cos'ho detto? La vuoi un po' di ghiaccio? Lo vuoi un po' di La ghiaccio? vuoi. Ma ce l'hai già la tinta. Sì, ma non è quella giusta. Sì, quella giusta. Per capelli neri. Vane, dai, dai, io ho già preparato un po' di cose e adesso scegliete. Dov'è Ani? Vane? Dai, vieni, vieni, è tardi. Poi sono già in panico io, perché quando vedo tutta sta roba. Dov'è Non Ani? lo so. Dai, madò. Ma sei fuori? Ma non respiri? Lo Ma so. sei matta? Ma Amore. cosa fai? Sei sempre la solita monella tu, eh? Esci che mi stropicci tutto. Sotto il tuo sedere ci sono i vestiti? Dai! No, vabbè, iniziamo bene con Anastasia. Ani, ascoltami. Ani! Perché hai chiuso la porta? No, ragazzi, Anastasia mi sta già facendo impazzire, vi giuro che io la dimentico a casa. Dai, bimbe. Dai, c'è un casino, mi ha fatto cadere i vestiti. Dove siete? Nel cestino della spazzatura. Dai, ah, che ridere, mamma mia. Sto morendo dalle risate. Guardate, ragazzi, che io, senza farlo apposta, vi dimentico a casa, domani. Anastasia, ci sono i vestiti! La mandiamo al Grest 2 settimane? Io. Tu sì, no, tu vieni con me. Ani, adesso me li rimetti in ordine tu. Allora, ascoltatemi, io ho preparato alcune cose. Vuoi portarti Anastasia? Secondo me non è normale. Io devo farla vedere da uno psicologo. Credo abbia seri problemi. Ani, guardami. Uno, poi ritiri tutti i Playmobil. Due, Anastasia, ascoltami. Tu ti vuoi portare un completo di pop? Perché una sera che usciamo tu non ti puoi mettere il top con i pantaloni? Stai bene. Mizzica, guarda, come ritiri tu saremmo capaci a ritirare tutti, eh? Ma tutti, tutti. Vabbè, ascoltami, vieni, vieni tu, Vane, vieni con me, dai. Lasciamo la sala, vieni, vieni. Vieni! Vieni, muoviti che la finiamo dentro! Muoviti! Muoviti. Allora, mi fate spiegare una cosa? Però veramente me la fate spiegare? Vi ho preparato già alcuni completi. Mi fai cadere. Ani, mi devi ascoltare. Mazza, oh. La fai cadere? No, ascoltatemi perché altrimenti io metto giù il video e la valigia la faccio io. Allora, numero uno, scegliete lo zainetto. Il più grande che avete. Numero due, vi ho già preparato alcuni.
tipologie di completi che potreste mettere, abiti, insomma. Numero 3 non portiamo tutto assolutamente, ok? Perché tanto c'è la lavatrice. Si è fatta male, beh, vai, brava amore. Numero 4, ti avevo chiesto un sacchetto. Guarda che se ti chiudi ancora una volta nella valigia io ti lascio lì davvero, eh? Pazza. Perfetto. Sì, ci siamo, bravissime. Sì. Allora Vanessa, scegli, facciamo un esempio, 6 pantaloncini, qualcosa anche per andare al mare. Dimmi. Guardate quante tasche ho, allora il conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ragazzi ci sono i vestiti però, 10, va bene, perfetto, puoi mettere... Perfetto, puoi metterci tutto. Vane, scegli, dai. Allora, ascoltami, guarda, queste sono pulite appena presi dallo stendino. Facciamo una cosa prima. Decidiamo come partire domani. 14 qua. Ok. Allora, io stavo pensando, visto che domani partiamo molto presto, oggi ha piovuto ed è fresco. Quando è che partiamo? Domani mattina alle 7 del mattino. No, no, al mattino presto, alle 7 siamo già in macchina. Alle 8 dobbiamo lasciare l'auto. Io vado in. No, la colazione la facciamo in aeroporto, dopo che abbiamo fatto il check-in e tutto. Allora, stavo pensando che potreste vestirvi così, con questi due pantaloni. Domani mattina, calmati, Anastasia, non ho voglia di rifare i vestiti 100 volte, perché adesso, perché poi sai che perdo la pazienza. Sì, poi. E queste due magliette qua azzurre. Poi vi mettete sopra un giubbottino o una felpa. Ok? Vanessa, per favore, ascoltami. Vabbè, decido io. Ok, domani vi vestite così. No. Uguali, sì, sì. Che mi piace che vi vestite uguali, dai. Oh, sono due. Sì, sono mie. Che stupida. Sì. Ok, quindi domani vi vestite così. Cosa fai? Un tap. Va bene. Anastasia, scegli quali vestitini vuoi mettere nello zaino. Per favore. Vai. Dai Anastasia, comincia a farti la valigia. Piegati bene. E anche tu, decidi cosa prendere. Scegliete un po' di pantaloncini e un po' di magliette, eh? Quanti? Almeno 5-5. Poi dovete vedere anche, non so, per la sera se volete uscire, vestite un po' decenti, per te va bene così. Per andare al mare, un pantaloncino per andare al mare. Fammi vedere tu cosa. Io te l'ho già messo. Questi sono di Vanessa. Prima prendi tutti i pantaloncini. Ci sono altre cose anche di là? Sì, 3. Quanti sono questi? 3. No, 4. Tre, 4. Sei stata promossa in matematica? Boh. Sì, no, boh. Ok, dai. Esatto. Di là ce ne sono altri. Allora, guarda, questo qui... 5. Quello è bello, sì, per uscire. Questo per andare... Ok, basta. Adesso scegliamo per andare magari... Secondo me sono anche troppi. Questa è una bellissima gonnellina, puoi prenderla. Questa gonnellina di jeans, bella. Basta, stop. Adesso per andare in spiaggia... Questa. Questa. Questa qua chissà se ti va ancora, te la ricordi? Sì. Mm. Sì, ma non sappiamo se ti va ancora. Questa. Questa. Per andare in mare. Ma, va bene. Qualche anche canottiera. Secondo me questo qua ti va piccolo, Anastasia. Sì, devi provare un po' di cose. Non guardate. No, non ti guardiamo. Poi tu questi. Tu scegli. E basta. Pantaloncini, ok, stop. Vediamo. No, è corto. È molto corto. No, non ti puoi neanche muovere che si solleva. Pazienza. È stato bello finché lo abbiamo avuto. Dai. Tu hai già fatto tutto da sola? Sì. Allora vai a prendere le mutandine. Sì. Qua ce ne sono qualcuna sparsa. Una, forse due. E guarda cosa trovi di là. Ok. Poi... Anastasia, allora ascoltami Anastasia, non possiamo portarci 15.000 maglie, 8.000 pantaloni, scegliamone 6-7 tra queste, va bene? Abbiamo scelto quindi questa nera e questa blu, poi questa è una canottiera, ti piace? Però le canottiere basta, fa caldo ormai. La canottiera serve proprio quando fa caldo, che hai le braccine scoperte. Ok, sì, sì, allora. Sì. Questa no? Questa no? Così morbida, a me piace un sacco questa. Questa, se vuoi aprirla per guardarla, è molto carina. Annusi, sei un cane.
cambio questa sì e questa no. Ok, perché? Hai cambiato idea? Morbida. Questa è morbida. Questa è un'altra canottiera, io direi di portarla perché le canottiere se... Sì, sì, la seconda settimana dovrebbe fare molto caldo, questa no, però la prossima sì. Questa sì. Questo se ti va ancora lo prendiamo. E quante sono? Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Questa è un'altra canottiera, la voglio io. Questa è per dormire. Basta, non ce n'è più. Giuste, giuste. Oddio, ma questo! Questo è un abitino. Posso certo. Ah no, questa è la maglietta, quella maglietta che papà ti ha comprato insieme al pantalone. Aia, i piedi. Scusa. Tu mi hai detto che prendevo questo. Non so, sei arrivata tu. Tu mi hai detto che prendevo. Questo è per andare in spiaggia, va bene. Ah, no. Ah, il costume. Adesso lo prendiamo un attimo. Ok. E poi ci sono i pantaloncini, adesso guardiamo. Ok? Sì. Tu sempre, chissà perché tu riesci a portarti il mondo. Guarda che c'è la lavatrice, non c'è bisogno di portarsi il mondo. Io lavo, anzi la lavatrice. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Ti sei tagliata? Ma come hai fatto? Cosa le punture di zanzare? Io mi sono grattata. Ho capito, ma quante volte ti ho detto che non ti devi grattare le punture di zanzara? Quante? Un miliardo e mezzo. Vi state dissanguando con queste zanzare, siamo solo all'inizio. Allora, Ani, vai a prendere il costume, che manca quello. Dai, le mutandine e le calze. Amore. Allora, hai messo le calze e le mutande? Le hai messe? Ok, basta, stop. Puoi andare, grazie. Oh, cos'è successo? Ma fammi vedere! Vanessa, cosa hai fatto? Non ho mai visto una cosa del genere. Mi spieghi cosa hai fatto? Perché ridi? Ma è vero sta roba? Ti sei morsicata la lingua, no? Vanessa, ma sei caduta nella vasca da bagno? No, ma voi siete fuori. Ma come hai fatto a cadere nella vasca da bagno? Scusa, fammi capire. Ok, tutto a posto. Ah, cioè qui sulla punta sei tagliata. Dio mio, Vanessa. Ma come? Ma mi spieghi come hai fatto? Io in 48 anni non mi sono mai aperta la lingua. Come hai fatto? Solo voi riuscite a fare queste cose. Cadi ancora tu, mi raccomando. Secondo me domani non ce la facciamo a partire. Fammi vedere. Come hai fatto a tagliarti la lingua in punta? No, perché lei mi ha detto sangue e io ho detto. Io mi sono morsicata. No, vabbè. Comunque vi volevo dire una cosa, visto che siamo in bagno. Non avete portato né profumi, niente? Quella grossa. No ragazzi, io penso veramente di avere due figlie poco normali, cioè una che si taglia la lingua giocandoci con i denti, mai vista una cosa del genere, e l'altra che le cade in vasca da bagno. Mi fa pure ridere, però veramente devo avere mille occhi con loro. Ma voi ragazzi, ditemi la verità, siete come Vanessa e Anastasia o un pochettino più tranquilli? Scrivetemelo nei commenti. Come stai? Fammi vedere la lingua. Aiutila? A posto? Uh-huh. Ma te la sei morsicata con i denti? Sì. È uscito un sacco di sangue, ma come hai fatto? Non lo so, ho sentito anche quando ho tolto la pellicina. Certo. Che male, ma ti fa male adesso? Ti brucia? Meno male. Solo male. No, allora anche un'infezione proprio sulla. Infatti ieri mi hai fatto vedere, avevi la bollicina. Sì, è vicino, ci ho morsicato in mia. Male. Ani, dobbiamo finire questa benedetta valigia e sono già stanca che è sera quasi. Ti va di andare a prendere quello che ti vuoi portare, profumi, elastici? Vengo con te? La fascia per i capelli, dai, vengo anch'io. Allora, so che per male secondo me piace questo. Questo, Ani? Questo qua è nuovo? Sì. Questo? Ok, allora se li hai già presi tu gli elastici mi fido. L'ho lanciato. Grazie per avermelo lanciato. Tu non devi prendere più niente, ci penso io, spazzole, eccetera, eccetera, ok? Basta di Vani. Va bene. Ragazzi, una cosa è. Ehi, non vuoi che lo apriamo? Però faccio vedere. Cosa devi fare? Faccio vedere com'è. Non lo sapete ancora. Allora faccio vedere perché lei non può. E non aprirlo, lascia stare. Ma dai, lascia stare. Allora, Vane, abbiamo messo le ultime cose in valigia, i profumini. Adesso finisco di fare la mia e ci vediamo domani mattina con il nostro viaggio verso San Teodoro.